mio maestro, Chogyam Trungpa Rinpoche, parlava sempre del grande rischio che noi occidentali corriamo nell'ambito del cammino spirituale, a maggior ragione quando ci avviciniamo a tradizioni orientali. Questo pericolo lui lo chiamava materialismo spirituale. Ovviamente, per quel che riguarda le religioni orientali e le tradizioni orientali, il primo pericolo è sicuramente quello dell'esotismo, cioè dell'essere affascinati da qualcosa che è completamente diverso da noi, lontano, e quindi rimaniamo irretiti da aspetti fondamentalmente esteriori di quelle discipline, perdendo di vista l'essenziale. È un errore in cui cadono moltissimi, affascinati dagli abiti colorati, dalle cerimonie, dai canti, dai mantra, eccetera, perdono di vista l'essenza dell'insegnamento. L'altro rischio è quello della idea dell'accumulazione, della addizione, come se l'illuminazione fosse un processo di addizione. Un insegnamento più un altro insegnamento, un'iniziazione più un'altra iniziazione, un maestro più un altro maestro, eccetera. La quantità di nozioni, di pratiche, di mantra ricevuti che ci rendono più illuminati. Il cammino spirituale, come diceva il mio maestro Trungpa Rinpoche, è invece un processo di sottrazione. Dobbiamo spogliarci sempre di più del nostro io, delle nostre idee, della nostra folla di pensieri che in continuazione ingombrano la nostra mente, eccetera. È un processo di semplificazione, non di arricchimento. Anzi, questo aggiungere in continuazione è una forma di materialismo spirituale, che ritroviamo ovviamente non solo in chi pratica discipline orientali, ma anche nelle tradizioni nostre. La corsa all'ennesimo santuario, quante messe abbiamo preso, quanti rosari abbiamo detto, cose di questo genere, no? Anche quella è una forma di materialismo spirituale. Ci attacchiamo a fattori esteriori invece di entrare in profondità in noi stessi e di lavorare sulla nostra reale interiorità. È chiaro che una spiritualità puramente esteriore, materialistica tra virgolette, è molto più semplice. Mi salvo l'anima semplicemente dicendo un gran numero di rosari. Se poi in realtà la mia mente è ancora piena di tensione, di paura, di nevrosi e quant'altro, non è importante. Ma in realtà non c'è nessuna salvezza nella pura ripetizione di rituali o di situazioni esteriori. I rituali, le preghiere, i mantra, le meditazioni, sono tutte un dito che indicano la luna. È qualcosa che ci serve per arrivare all'essenza, all'essere, alla natura illuminata della mente. Per chi è teista diremmo a Dio, no? Sono solo degli strumenti, non sono una cosa importante. Dzongsa Rinzai Rinpoche, una volta davanti a tanti allievi occidentali che si atteggiavano orientali, tibetani, eccetera, disse: guardate che io sono tibetano, io vi offro un succo di frutta dentro il mio bicchiere, ma voi dovete bere il succo, non il bicchiere. Non dovete attaccarvi alla forma tibetana dell'insegnamento, ma all'essenza. Questo è il discorso. Tant'è che Trungpa Rinpoche, per esempio, quando venne a insegnare negli Stati Uniti, prima in Inghilterra, poi negli Stati Uniti, pretendeva che noi allievi ci presentassimo agli insegnamenti, eccetera, vestiti in modo occidentale, addirittura in giacca e cravatta. Lui stesso si presentava in giacca e cravatta e non con gli abiti tradizionali da lama tibetano, proprio perché voleva fare sì di fare piazza pulita di ogni tipo di esotismo, di ogni tipo di attaccamento
all'inessenziale e per giungere invece all'essenzialità dell'insegnamento, che ovviamente è oltreculturale. L'insegnamento spirituale prende delle forme culturali, ma è al di là delle varie culture. Non esiste una spiritualità orientale, una spiritualità occidentale. La spiritualità è la spiritualità, e prende delle forme culturali, che sono differenti. È molto importante che noi occidentali meditiamo e riflettiamo sul problema del materialismo spirituale, perché è uno dei rischi più grandi in cui incappiamo nel nostro cammino. Tutta questa pletora di offerte che abbiamo in continuazione dai movimenti New Age, ai movimenti cristiani di vario genere, per non parlare dello yoga, delle vari tipi di meditazione, tutto il resto, tutte cose di per sé di valore, ovviamente, possono diventare però un pericolo se ci disperdiamo saltabeccando dall'uno all'altro, prendendo un po' di qua, un po' di là, facendo dei melting pot poco comprensibili, no? Non ci serve a niente attaccarci alle forme esteriori e essere molto entusiasti delle grandi tanche colorate o dei mandala, eccetera, eccetera, se non comprendiamo l'essenza di quello che ci sta dietro. Quello che dobbiamo fare è ritornare alla semplicità, all'essenza delle cose. Grandi maestri, grandi insegnanti, quello fanno, cercano di togliere ciò che è inessenziale per portarci all'essenziale. E come diceva il piccolo principe, no? L'essenziale è invisibile agli occhi. Cioè, quindi attenzione, materialismo spirituale è sempre dietro l'angolo, in ogni tradizione o in ogni non tradizione, in ogni cammino, siamo inevitabilmente portati a questo tipo di attaccamento egoico a forme che ci gratifichino, ma è proprio uno dei pericoli più grossi in cui possiamo incappare. Dobbiamo invece mantenerci aperti, liberi, e puntare sempre all'essenzialità in ogni aspetto della nostra vita.